perseguitata dalla sfortuna e dal brutto tempo durante i weekend, oggi andiamo a vedere il Wildlife Zoo di Sydney. Eccoci qua con le considerazioni finali. Diciamo che dopo aver visto il Featherdale Wildlife Park non ne vale la pena di andare a vedere questo. Era compreso nel prezzo dei biglietti, quelli cumulativi, quindi sono venuta a passare un paio d'ore di relax all'interno. Può valere la pena perché ha una sezione molto ben curata per gli animali notturni, cosa che non c'è a Blacktown, però comunque sia, non si ha a contatto con gli animali, c'è sempre un vetro che li separa, non potete toccare un koala, non potete toccare un canguro, quindi se volete passare, se non avete il tempo di andare a Blacktown, potete venire qui. Però non ne vale la pena, non può reggere il confronto. Come al solito in descrizione trovate tutti i link ai miei social, soprattutto vi ricordo di seguirmi su Facebook e Instagram, che sono i due su cui sono più attiva. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, un commento e magari condividetelo anche con i vostri amici. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!